Hey Warriors, awesome, my name is Osani One e siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmantissimo Beat and Play, anche questa volta su Undertale. È stato un episodio fighissimo, veramente figo, veramente epico, veramente fantasmagorico ed epico, epicamente fantasmagorico, in cui abbiamo sconfitto Papyrus, siamo diventati suoi amici ed è stato fighissimo. Ho anche il suo numero di cellulare, anzi ora lo chiamo. Din din. Le cascate. Non so niente di quel posto, ma farò del mio meglio per informarti. Thank you. Oh mio Dio. Yo, te la sei svignata anche tu per vederla, giusto? Fico, lei è la migliore, vero? Voglio essere proprio come lei quando sarò grande. Ehi, non dire ai miei genitori che mi trovo qui. Di chi stai parlando? Stai osservando la cascata? Può essere come una cascata quando sarai grande? Può essere una bella cascata. Però di te è la più bella cascata del mondo. Disse dandogli un calcio nel petto e lanciandolo nella cascata. Lanciandola. Credo che il fiocchetto in testa sia perché sia pipira. Questo è un fiore dell'eco. Ripete l'ultima cosa che senti all'infinito. Questo è un fiore dell'eco, no? Ripete l'ultima cosa che senti all'infinito. Bello, vero? Il suono dell'acqua che scorre ti riempie di determinazione. Yeah. Che c'è? Mai visto un tizio con due lavori? Per fortuna, due lavori significa il doppio delle pause normali. Fa un salto da Gribby. Vieni anche tu? Oh, yeah! Va bene, se insisti vedrò di staccare un po' del mio lavoro. Di qua, conosco una scorciatoia. Scorciatoia niente male, eh? Oh? Ehi là, bella a tutti! Ehi, Sans, ciao Sans! Salve Sans, e là Sansino. Sansino. Ehi Sans, ma non eri venuto qualche minuto fa a fare colazione? No, non faccio colazione da più di mezz'ora. Forse intendevi brunch. Vieni, accomodati. Ups, fa attenzione a dove ti siedi. A volte dei tipi strani piazzano cuscini rumorosi sulle sedie. Ad ogni modo, ordiniamo. Che vuoi? Patatino? Panino. Ehi, non sembra affatto male. Gribby, vorremmo due panini. Dunque, che ne pensi di mio fratello? È figo. E certo che è un figo. Saresti come lui se indossassi un completo come quello di giorno. Pensa, toglierebbe di dosso quella roba solo se fosse obbligato a farlo. O beh, almeno se lo lava. E con ciò intendo dire che lo tiene pure sotto la doccia. Ecco che arriva il rancio. Vuoi del ketchup? Sì. Allo salmo. Inclini il ketchup, il tappo cade e tutto il ketchup da bottiglia che è sul tuo piatto. Ops. Lascia sta, tieni, prendi il mio. Tanto non avevo fame. Oh, grazie Sans, sei il migliore. Comunque, figo no, devi ammettere che Papyrus si impegna. Ad esempio, cerca di unirsi da sempre alla Guardia Reale. Un giorno andò a casa della comandante della Guardia Reale e la implorò di arruolarlo. Ok. Ovviamente, gli sbatté la porta in faccia, dato che era mezzanotte. Ma il giorno dopo lei si svegliò e lo trovò fuori ad aspettare. Intanto la sua dedizione decise di allenarlo per renderlo un guerriero. Ci stanno ancora lavorando, diciamo. Ah già, volevo chiederti una cosa. Hai mai sentito parlare di un fiore parlante? Sì. Dunque sei tutto al riguardo. I fiori dell'eco. Oh, quelli! Yeah! Si trovano un po' ovunque nella palude. Di loro qualcosa e la ripeteranno all'infinito. Che ti pare? Beh, Papyrus mi ha detto che una cosuccia interessante l'altro giorno. Ogni tanto, quando non c'è nessuno nei dintorni, compare un fiore che gli sussurra robe, lusinghe, suggerimenti, esortazioni, previsioni. Strano, eh? Qualcuno sta sfruttando un fiore dell'eco per prendersi gioco di lui. Vedi di stare in guardia, intesi?
Grazie. E se fosse Flowey? Cavolo, ho fatto una pausa bella lunga. Non riesco a credere che mi sono distratto dal lavoro per così tanto. Ah, ad ogni modo, non hai il becco di un quattrino, paghi tu il conto. Sono solo 10.000. Ok, tanto non ce li ho, quindi scherzo. Grillby mette tutto sul mio conto. Tu hai un conto da Grillby e io no. Scherzo. A proposito, stavo per dire qualcosa, ma mi sono scordato cose. È stato epico uguale. Anche se non ti ricordavi cosa dire. È stato epico uguale. Io avrei potuto fare il giro dall'altra parte, ma non per niente. Non per niente. Siamo andati a cena con... Abbiamo visto Casa di Papyrus. Abbiamo tipo... In realtà quello l'abbiamo visto nel precedente episodio. Siamo andati a pranzare fuori con Sans. La mia vita ora è completa. Posso terminare qui questa serie? No, non è vero. Non posso terminare qui questa serie. Non posso farlo. È troppo figa. Voglio terminarlo. Facciamoci un'uscita insieme qualche volta. Quando vuoi, caro. Quando vuoi. Questo è uno scrigno. Ci puoi mettere dentro un oggetto o toglierlo. E perché dovresti, comunque? Non puoi usare gli oggetti mentre sono nello scrigno. Firmato? Un disprezzatore di scrigni. Posso... Tipo... Cosa mi dici tu? Giurerei di aver visto qualcosa di... Oh! Quindi è come pensavo. C'è qualcosa qui, al centro? C'è una telecamera nascosta dietro la cascata. E... Quindi? Oh? Posso... Ok. Più facile del previsto. E se invece fosse... Qui... Yes! C'è un tutù posato per terra qui. Lo prendi? Sì. Ricevi il vecchio tutù. Che cazzo fa il vecchio tutù? Vecchio tutù. Info. Finalmente un pezzo di armatura protettivo. Yes. Yes. Vecchio tutù da 7. Mentre la bandana da duro dava... No, scusa, da 10, mentre la bandana da duro da 7. Yes. Ok, possiamo la bandana da duro. Uso... No. Dammi il pezzetto di neve. Posa questo. Unicotto c'era... No, per il resto mi serve tutto. Ok. Andiamo avanti. Oh. Wow. Figo. Ciao, Undyne. Sono qui col mio rapporto quotidiano. Riguardo a quell'umano per cui ti ho chiamato prima. Se ci ho combattuto? Certo, ovvio che sì. Ci ho combattuto pallorosamente. Cosa? Riguardo alla cattura? No. Ci ho provato, Undyne, ma alla fine ho fallito. Cosa? Prenderei l'anima dell'umano personalmente? Ma, Undyne, non c'è bisogno che le elimini. Vedi? Vedi? Oh, shit. Capisco. Ti aiuterò come posso. Papyrus, c'è qualcosa... No, non Toriel, non Toriel. Tanto Toriel non risponde più. Shit, non Toriel! Non risponde nessuno. Merda. Coccio. Oh shit. Shit. Vai via. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ok. Oh shit. Ciao. C'è nessuno qui? Posso... Yo! Hai visto il modo in cui ti stava fissando? Era...
Fichissimo! Sono così geloso che hai combinato per ricevere la sua attenzione. Forza, andiamo a vederla. Farà a pezzi qualche... Un senso di paura incombe su di te, ma mantieni determinazione. Vuole uccidere me, caro il mio amico. Quando quattro semiponte si allineano in acqua, essi fioriscono. Oh! Oh mio Dio! One, two, three, e four! Yeah, baby! Andiamo. Oh! Aaron ti incontrae. Dettivo... Contrai il bicipite. Aaron contrai il doppio mentre il vostro attacco. Gara di muscoli? Ok, fletti di più. Del tipo... Oh mio Dio! Aaron aspetta la tua prossima contrazione. Contraggo ancora di più. Contrai il triplo mentre il vostro attacco. Bene, ma non perderò. Di cazzo. Cazzo! Yes! Contraggo di più! Aaron contrae fortissimo! Fletti, muscoli nel vuoto! Ottima citazione a Ratman. Hai vinto, ottenuto i 30 punti esperienza. E non si può sapere cosa dice quel cartello, vero? Tipo, morte assoluta a breve. Se viene fatto un errore, Campana dei Fiori può riportare i semiponte all'inizio. Ok. Voglio sapere cosa dice quel cartello. Dos. Tres. Quattro. Giusto? Congratulazioni! Hai fallito il... Dio santissimo! Allora, devo probabilmente... Ah, in fila però! Quando quattro fiori sono in fila, sono allineati. Uno, due, tre, e non ce la faccio comunque a farne. Oh. No. E comunque no. Oh shit. Che allineati, quindi vuol dire che se io faccio questo. Questo, e poi ce ne metto uno accanto, non cambia un cazzo, che non sono allineati. Esatto. Merda. Ottimo puzzle. Quindi allineati come fresca di fava fa. Oh, wait. Uno, dos, tre e quattro. Il più fego dei fieghe. Raxen è il più fego. Pronto? Ciao, sono Papyrus. Come ho fatto ad avere il tuo numero? Dici, beh, è stato facile. Ho chiamato ogni numero finché non ho trovato il tuo. Allora, dimmi, che stai indossando? Te lo sto chiedendo per un'amica. Mi diceva di averti visto indossare un vecchio tutù. È vero, state bene indossando un vecchio... Sì, sto... Come gli rispondi? Sì. Allora stai indossando un vecchio tutù? Capito! Baci, ci sentiamo. What? Tanto tempo fa i mostri esprimevano dei desideri alle stelle del cielo. Se tu avessi sperato con tutto il tuo cuore, il tuo desiderio si sarebbe avverato. Adesso, tutto ciò che abbiamo sono delle pietre luccicanti sul soffitto. Stanza dei desideri.
Migliaia di persone assieme che esprimono desideri non possono di certo sbagliarsi. Il re lo dimostrerà. Andiamo, sorellina, esprimi un desiderio. Ti lavo... Si strascica mezzo di... Pulire. Chiedi a Ti lavo di pulirti. Inizia a saltellare tutto eccitato. Pulisc. Verde vuol dire pulito. No. Ah, cazzo. C'è odore di detergente. Inizia a saltellare tutto eccitato. Ok. No. Ti lavo sta risciacquando una pizza. Ti lavo di pulirti. No, non so se sta funzionando questa mia... Mi sa proprio di no. C'è odore di detergente. Shit. Ok, risparmia. Vinto. Yes. Sto anche per morire. Spero che mia sorella ed io riusciremo a vedere le stelle un giorno. Guardi nel telescopio? Sì. Oh, che... Guarda il muro. Del tipo... Guarda il muro. Ah, sembra che il mio oroscopo sia lo stesso della scorsa settimana. Guarda il muro qui. No. Sto guardando il muro. Guarda il muro. Del tipo... Oh! Ok, quel muro. Sì, ha senso. Antiche incisioni ricoprono il muro. Riesce a comprenderne le parole. La guerra degli umani e dei mostri. Perché gli umani attaccarono? Certamente sembrava che non avessero nulla da temere. Gli umani sono molto forti. Ci vorrebbe l'anima di quasi tutti i mostri esistenti solo per eguagliare l'anima di un solo umano. Ma gli umani hanno una debolezza. Ironicamente è la forza della loro anima. Il suo potere permette di persistere fuori dal corpo umano anche dopo la morte. Se un mostro sconfigge un umano, egli può acquisirne l'anima. Un mostro con un'anima umana, una terribile bestia con un potere incommensurabile. È l'illustrazione di una strana creatura. C'è qualcosa di estremamente inquietante riguardo a questo disegno. Ok. Anche perché poi i mostri usano la magia, quindi sarebbe tipo un po' troppo avvantaggio. Oh shit. Shit. Ok, questo non è Papyrus, questo ci rompe il culo. Questo ci rompe il culo. Ci rompe. Perché parla al plurale? Romperà il culo solo a me. Voi non state giocando, state solo vedendo una partita tipo registrata nel passato. Ma mi sta per rompere? Sì, yes! Ok. No. Shit! Stai bene? Tutto ok? Yo, l'hai visto? Andrain mi ha appena toccato. Non mi laverò più la faccia. Caspita, che sfortuna che hai avuto. Ti sarebbe bastato stare leggermente sulla sinistra. Io non preoccuparti, sono sicuro che la incontreremo di nuovo. No, spero vivamente di noi. Attento a dove cammini, cazzo. È fighissimo, questo gioco è una figata assurda. Questo formaggio è da così tanto tempo che un cristallo magico ci è cresciuto intorno. Squid.
Sapere che un giorno il topo potrebbe estrarre il formaggio dal cristallo mistico ti riempie di determinazione. Ovviamente. Oh, Sans! Amico mio! È un telescopio dall'aspetto strano. Stavo pensando di cimentarmi nella vendita di telescopi. Generalmente per usare questo telescopio premium faccio pagare 5.000, ma visto che ci conosciamo puoi usarlo gratis. Allora, che mi dici? Sì. Sans. Sans, è tutto rosso. Eh? Non sei soddisfatto? Non ti preoccupare, ti rimborserò fino all'ultimo centesimo. Dannazione, Sans. E c'è un uomo cipolla. Cos'è una stella? Puoi toccarla, puoi mangiarla, puoi ucciderla. Sei per caso una stella? Ok, questo uomo cipolla mi sta mettendo ansia. Ti amo, via. Dice il venditore gelati. Ho trasferito la mia bancarella, ancora non ci sono clienti. Fortunatamente ho pensato a una soluzione. Carte fedeltà. Ogni volta che compri un gelietto puoi prenderne una carta fedeltà dalla cassa. Se ne possiedi te puoi scambiarle per un gelietto gratis. Di sicuro invogliano i clienti a ritornare. Sì. Superbo, eccoti qui. La tua carta è nella cassa. Sui glifi antichi è stato dipinto una lista con 21 differenti gusti. La mia carta fedeltà dei gelietti. Sono l'uomo più felice del mondo. Sento una conversazione di passaggio. Allora, non hai alcun desiderio da esprimere? Sento una conversazione di passaggio. Solo uno, ma è piuttosto scemo. I desideri non sono mai scemi, sono solo desideri scemi. Ti imbatti in gelatina, gelatina, ciao. Sono un paio di scarpe da ballerina, le prendi? No! Voglio le mie scarpe da ballerina. Devo andare a prendere le mie scarpe da ballerina. Wait, devo andare a posare un gelietto. O qualcos'altro. Non poserò mai la mia palla di neve. Ma tipo il... Quanta roba ho io? Ho 3 cancannella, un pupezzo di neve, il giglietto. 2 giglietti, un unicotto. Posiamo una cancannella, oh. Posiamo una cancannella e andiamo a prendere le nostre belle scarpette da ballerina. Che abbiamo un bel tutù da ballerina, ci mancano le scarpette da ballerina. E poi siamo delle perfette ballerine. Che fego. Peccato non si veda tipo graficamente. Lo prendi? Sì. Ricevi le scarpe da ballerina. Figata. Scarpette da ballo. Info. Ti fanno sentire il pericolo in persona. Ok, devo indossarle. Non le userò mai perché tipo non attaccherò nessuno. Ma è fighissimo averlo. A proposito, quindi il guanto clamoroso. Ok, andiamo a posare il guanto clamoroso. Ok, posato il guanto clamoroso, andiamo avanti. Andiamo un po' a vedere. Non so se tipo, non credo si prosegua di qui. Questa mi sembra tipo essere più una tipo strada secondaria. Pronto? Ciao, sono Papyrus. Ti ricordi quando ti ho chiesto cosa stessi indossando? Beh, la mia amica che voleva saperlo, la sua opinione di te è molto assassinosa. Ma scommetto che lo sapevi già. Sì. E dato che sapevo che lo sapevi, le ho riferito ciò che mi hai detto tu, un vecchio tutù, perché sapevo che, di sicuro, dopo una domanda tanto sospetta, ti saresti ovviamente cambiato. Sei proprio intelligente. Così tu sei in salvo e io non ho mentito. Nessun tradimento di fiducia. Facile essere amici di tutti. Non puoi essere amico del nerd e del bull allo stesso momento, ok? Prima o poi devi fare una scelta, Papyrus. Dovrai scegliere se essere amico mio o di Undyne. A meno che io non possa diventare amico di Undyne. Sarebbe figo, ma tipo credo che lei voglia uccidermi veramente. Non dire così, andiamo, ti prometto che non riderò. Ok.
andrà a finire bene questa conversazione. Lei riderà, lui se la prenderà e tipo moriranno. Gelatina, ti prego, smettila. Il potere di prendere le loro anime. Questo è il potere di cui gli umani avevano paura. Oh. What the... What the... Ehi, laggiù, ho visto che stavi qua. Io sono Onion-san. Onion-san, capito? E tipo, sì... Ok, grazie. Sei a cascate, eh? È molto bello qui, eh? Ti sta piacendo, eh? Sì, anche a me. È il mio posto super preferito. Ok, grazie, Onion-san. Io dovrei... Anche se l'acqua qui sta diventando così bassa, mi tocca stare a sedere tutto il tempo, ma... Ehi, va bene così. Sempre meglio che trasferirsi in città e vivere in un acquario affollatissimo. Come è successo a tutti i miei amici. E l'acquario è strapieno. Comunque, perciò, anche se io volessi, io... Ma va bene così, capito? Andiamo e risolverà tutto quanto, capito? Me ne andrò da questo posto e vivrò nell'oceano, capito? Ehi, senti, qui la stanza finisce. Ci vediamo in giro, stammi bene. A cascate! È stato epico. Cazzo! In sirena si nasconde nell'angolo, ma in qualche modo ti incontra. Conduci, agiti le braccia in aria. Ora sei vulnerabile agli attacchi elettrici. Tipo. Perché è insicura in sirena. Oh mio Dio. Canticchia. Canticchi qualcosa di funky, in sirena segui la melodia. Si re, si re, si mi, si mi. In sirena sembra sentirsi molto più a suo agio a cantare da sola. Oh mio Dio. Yes. Ma non ho capito, sto proseguendo da questa parte. La stanza nord nasconde un grande tesoro. Del tipo... Una musica orecchiabile riecheggia dal corridoio. Non vuoi accompagnarla? Bastano solo le prime 8. C'è un pianoforte qui. Lo suoni? Sì. Non ho idea di quale sia la melodia. Immagino la troveremo più avanti. Questo potere non è uguale. Certamente un umano non può acquisire l'anima di un mostro. Quando un mostro muore, la sua anima scompare. E servirebbe un potere enorme per prendere l'anima di un mostro vivente. Oh, però qui stiamo proseguendo, cazzo! Io non volevo proseguire, tipo, volevo andare da un'altra parte. Oh, shit! Oh, ehi! Hey. Oh. La sai l'ultima? Finalmente sei di nuovo tra noi. Ti darò il mio grande segreto. Sto fondando una band, lo sai? Si chiamerà Red Hot Chili Peppers. Per ora ho pensato solo al nome. E beh, io non so suonare niente, nemmeno cantare. Oh, beh, credi che diventerò mai famoso? Sì. Già, anch'io. Ciao Onion-san. Ciao Onion-san. Ciao, ci si vede Onion-san, eh? Ciao. Oh mio Dio. No, sul serio, non pensavo che continuassimo da lì. Pensavo, ragazzi, che tipo questa fosse una strada secondaria. Sono sempre gelatine, eh? Sì. Ciao gelatine. Ciao. È stato un vero piacere incontrarvi. Sono tipo gli Zubat nelle caverne, non finiscono mai. Mio Dio,
è una figata questo gioco, ragazzi. Non so voi, io lo sto adorando veramente. Non so quanto ci metterò a finirlo, sinceramente. Non so quanto è lungo e non so neanche a, tipo, a che punto mi trovo. Credo che sia abbastanza all'inizio. Quindi, salva. Comunque, termino qui questo video gameplay. Noi ci vediamo al prossimo video gameplay. Sempre che io posso, Rexen 91. C'è una papera. Scoprirò dov'è quella papera. Nel prossimo video gameplay. Dimmi cosa ne pensate. Noi ci vediamo al prossimo video. Sempre che io posso, Rexen 91. Ciao a tutti, bro. Oh yeah!